Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare un contorno. Andiamo a fare zucchine fritte. Io ne ho già fatte un po', come potete senz'altro vedere o capire, insomma. E devo dire che sono molto, molto buone. Di sicuro sono alla stessa parità, hanno la stessa bontà delle patatine fritte. Tant'è vero che io le zucchine le ho tagliate tipo stick, così. Però potete tagliarle anche a rondelle, come volete, anche tocchetti, eccetera, eccetera. Quindi io le ho tagliate, poi le ho messe dentro in questo scolapasta con del sale fino. E le ho lasciate lì un'ora a spurgare dell'acqua. E poi le ho tolte, le ho asciugate bene e adesso andiamo a mettere la farina. Come vedete l'olio è già pronto. Andiamo a mescolare. Poi bisogna togliere il più possibile la farina in più. Adesso io qua non ho tanto spazio, però questo è il modo. Poi si mette nell'olio bollente e voilà. E il gioco è fatto. Fra qualche minuto, quando saranno diventate dorate, le prenderemo e le metteremo su quel foglio, in quel piatto dove c'è quella carta assorbente. Quindi ci vediamo fra qualche minuto. Bene, abbiamo già tolto le prime zucchine che abbiamo fritto, abbiamo già tolto e abbiamo messo qua in questo piatto con la carta assorbente. Adesso andiamo a salare. Vanno salate come se fossero patatine, quindi abbondate. Ecco. Adesso aspetteremo qualche minuto che anche queste siano pronte e poi le zucchine fritte, sono queste qui, sono bellissime, questo è il colore giusto perché che siano pronte. Quindi ci vediamo fra qualche minuto. Bene, le zucchine sono state fritte tutte. Queste le ho tirate giù qualche secondo prima di queste, perché queste si sono nerite un po' troppo. Questo è il colore giusto. Le ho salate. Adesso aspetterò qualche minuto che si raffreddino, perché se no non si possono mangiare, perché sono bollenti all'interno, però vi posso assicurare che il risultato è ottimo. Quindi non mi resta altro che augurarvi buon appetito. Se potete iscrivervi al mio canale, iscrivetevi pure, che vi ringrazio da tuttora.